siamo andati. Allora, scusatemi, sempre la mia voce bellissima degli ultimi giorni. Buongiorno a tutti, grazie di essere venuti anche oggi. Siamo all'ultimo ciclo degli appuntamenti di questo laboratorio dal basso, Education as a Business Opportunity, e voi sapete, io ci tenevo particolarmente a questi ultimi tre appuntamenti. Abbiamo qui la dottoressa Amanda Pellegrini e la dottoressa Maria Fasanella, vengono da Roma, e loro, con loro ci occuperemo nello specifico di progettazione, nel senso che proveremo a sperimentare, ad esercitarci su come è possibile sfruttare i bandi europei, ma poi loro ve lo spiegheranno ampiamente, per appunto investire all'interno della formazione, per fare business all'interno della formazione. Ciao Francesca, buongiorno. Io ve le presento velocemente e poi dopo si presenteranno da sole anche per la mia voce. Allora, Amanda Pellegrini ha lavorato e lavora da sempre con le ONG, organizzazioni non governative, ma anche con organizzazioni ministeriali. Si occupa da sempre di cooperazione internazionale ed ha sempre curato l'intera gestione del progetto. Invece Maria Fasanella, anche lei ha sempre lavorato nelle organizzazioni non governative, si occupa di educazione allo sviluppo, di multiculturalità, e entrambe si occupano di cooperazione decentrata e di sviluppo locale. Ci aspettano tre giornate intensive molto molto belle. Io le ringrazio vivamente di essere arrivate, di essere venute e di aver accettato l'invito. Passo la parola a loro e buon lavoro a tutti. Grazie. Facciamo prima sedere. Sì. Allora, buongiorno, direi iniziamo. E qual è l'obiettivo del corso che noi volevamo svolgere in questi tre giorni? Ha un approccio molto operativo. Inizialmente, poi lo tariamo ovviamente in corso d'opera, nel senso che noi abbiamo lavorato per l'acquisizione di un linguaggio comune, di un vocabolario comune. Le slide non mi partono. No. A meno che... Scusatemi. No. L'ho lanciata, ma no, ne parte una vuota, ma Senti, visto che c'è questo problema, se non avete ancora iniziato vi do un bacio. Sì, non abbiamo iniziato. Eccolo, ci siamo. Quale ha utilizzato? Ci ho provato, sì. Ci aspettiamo molto da questo seminario. Vi devo darti un bacio. Scusatemi. Grazie a voi. E quindi ci interessava partire da un comune vocabolario per quanto riguarda i concetti di progetto, ciclo del progetto, alcuni strumenti come cronogramma e budget, quadro logico e la strategia Europa 2020, che come vedremo nella prima fase del ciclo del progetto, cioè quella della programmazione, dovrà essere per i nuovi bandi il nostro punto di riferimento, proprio per l'identificazione degli obiettivi ai quali i nostri singoli progetti intenderanno contribuire. Dicevo che è un approccio molto operativo, perché sia nella fase di programmazione che di formulazione noi pensavamo a suggerirvi l'utilizzo di alcuni strumenti, la SWOT analysis, l'albero dei problemi e degli obiettivi,
e poi domani metà giornata dedicata proprio all'utilizzo del quadro logico come strumento fondamentale e di supporto per l'elaborazione dei progetti. Ultimo giorno, se ci riusciamo, l'idea era quella di lavorare su un bando, purtroppo non quelli della nuova programmazione 2014-2020 perché ancora non sono usciti, usciranno a dicembre, su un bando però attivo con scadenza metà gennaio, Progress, molto focalizzato sul lavoro e nuove opportunità lavorative. Questo è quello che noi vorremmo fare in questi tre giorni. E ora passo la parola a Marinella e ci presentiamo. Allora, ciao a tutti, mi chiamo Marinella, ho 45 anni e come Amanda insomma lavoro da molti anni nel settore della cooperazione internazionale decentrata e in particolare mi occupo di educazione allo sviluppo, che è una branca diciamo regolamentata dalla legge 49, la legge sulla cooperazione internazionale, che riguarda un po' tutte quelle attività che i soggetti che si occupano di cooperazione internazionale fanno nei propri territori per sensibilizzare le società civili a nuovi stili di vita, a società più diciamo inclusive, più interculturali e più rispettose delle diversità. Siccome siete insomma un bel gruppo, io pensavo di fare un gioco per cominciare innanzitutto, come dire, a rompere un po' il ghiaccio. Purtroppo devo tenere in mano questo, non pensavo di averlo perché vi assicuro che non è. Però in realtà l'idea era quella di fare un gioco anche per conoscervi, perché è fondamentale, proprio per affrontare tutte le cose che Amanda vi ha introdotto, è fondamentale che ci conosciamo e cerchiamo in qualche modo di capire chi siete e da dove venite. Allora, io qui ho una bellissima pallina, come tutti i giochi vi come dire, invito a predisporvi a giocare, quindi essere appunto in un atteggiamento positivo nei confronti del gioco, che come sapete è un aspetto fondamentale dell'apprendimento, no? Quindi ho questa pallina, darò la pallina a ciascuno di voi, ognuno di voi ha un minuto, io tengo il tempo, per raccontare se stesso. Mi dovete dire, ci dovete dire, e dovete dire anche a tutti noi, insomma, tutti noi non ci conosciamo, quindi è fondamentale che ciascuno di voi dica in un minuto quello che secondo voi è fondamentale perché l'altro abbia delle informazioni sul proprio percorso, da dove si sta arrivando, quindi perché come dire, ci troviamo qui stamattina. Quindi io comincerei, chiaramente la palla è molto grande, vedete, no? Quindi sarà fondamentale che allo scadere del minuto voi la passiate ad un collega, possibilmente non a quello vicino, ma che proprio la lanciate in maniera che... scusi? Un laboratore di sangue qua? Laboratore di sangue? No. Prego. Volendo. È anche un laboratorio di sangue. No, vabbè. Quindi vi lanciate la palla, la lanciate, il vostro collega, il vostro amico, in un minuto con la palla in mano, racconta e poi la rilancia. Quindi io partirei. Ma va! Allora, sono la dottoressa Anna Fersano in questa facoltà. Ho qualche esperienza di lavoro nel campo di learning, ho lavorato sulla scrittura di qualche progetto, mi interessa molto partecipare a questo seminario e vengo da Lecce, anche meno di un minuto. No, il tema è proprio quello, che è un minuto. Sembra poco. Europeo abbastanza importante, quindi io mi sono occupata anche di fare qualche rendicontazione, insomma, però tutto molto fatto in casa e prima anni, quindi insomma mi piacerebbe approfondire il tema. Basta. Chiaramente se la palla cade c'è la penitenza, non scherzo. La decido io? Facciamo così, come la decido io.
scientifico del lab. Lavoro qui da 10 anni, ho una vita anche all'estero, dottorato, mi sono anche abilitata per l'insegnamento conseguito alla divulgazione SIST e mi occupo nello specifico di attività che ovviamente fanno parte del mio laboratorio, scrittura dei progetti anche io in minima parte, mi sono trovata anche a collaborare insieme ad altre persone. Lavoro anche molto con le scuole, ho partecipato in qualità di docente esperto in Rubicon. Tra le altre attività sono anche formature EIPAS, cioè rilascio la certificazione informatica europea. E sono anche la mia. Sono contenta, mi piacerebbe anche, come diceva prima Elisabetta, approfondire questo tema della progettazione che a noi sta a cuore particolarmente per tanti motivi. Ok. Mi chiamo Katia Sanicandro, sono Katia Sanicandro con la K. Classica domanda. Sono di Foggia e sono iscritta al secondo anno del dottorato in pedagogia e scienza educazione nel nostro dipartimento. Da qualche anno collaboro con il laboratorio ERID, quindi ho avuto insomma la fortuna insomma in qualche modo di sviluppare delle piccole competenze per alcuni aspetti insomma, legati alla scrittura, alla progettazione, però piccole parti. In realtà lo scorso anno ho partecipato a una summer school in cui si è parlato insomma delle strategie europee 2020, però insomma era molto più teorico che pratico, quindi poi la progettazione richiede alcuni aspetti per cui sono curiosita e spero insomma di poterli sviluppare anche in queste occasioni. Passo. Ciao, sono Mario Sormoni, ho 34 anni, sono un dottorando al secondo anno di pedagogia e scienze della formazione, mi occupo nello specifico di formazione degli adulti. Ho una formazione, un percorso lavorativo un po' eclettico perché sono laureato in filosofia, poi invece ho lavorato in tutto altro ambito, sono un ispettore della Guardia di Finanza e al tempo stesso un incarico qui come amministratore locale, come consigliere in una circoscrizione. La tematica della progettazione mi interessa molto, soprattutto come amministratore locale, come cura del territorio, perché ho visto troppe storture. Parlavamo proprio ieri del ok, ho una necessità, cerco i fondi, mentre purtroppo soprattutto nel nostro territorio sta avvenendo una casistica distorta, per cui ci sono i soldi, invento il fabbisogno. Mi chiamo Donatello Caruso e sto frequentando il dottorato in economia e diritto dell'ambiente, sono al secondo anno. Posso dire, in merito all'argomento di oggi, di questo giorno, io ho già frequentato un corso sviluppato oggi, però in una giornata solamente organizzata dal Capacity Sud, in cui ci hanno spiegato più o meno come funziona il quadro logico. Però non ho mai fatto progettazione, mi piacerebbe anche conoscere e approfondire come si fa e come si sviluppa un vero e proprio progetto, perché comunque in questo ambito chi è bravo insomma, riesce anche ad ottenere dei buoni risultati, quindi non è facile insomma creare un progetto. Ho sentito parlare anche con gli altri colleghi del mio corso che magari sono più addentrati nel settore, poi perché lavorano in quelle amministrazioni, oppure in questi centri di assistenza, non il CAF, ho detto il GAP, il gruppo di azione locale, che loro organizzano, hanno i bandi e aiutano e accompagnano le aziende nella realizzazione di un business plan, di un progetto. Che dire, ho una formazione in economia, anche io provengo da un'attività lavorativa come Mario. Eclettica la propria. Allora, grazie, perché
Sì, vabbè, comunque. No, ma poi dicono anche. No, no, perché mi ricordo. C'è una lapide. Sì, però che. No, posso anche dire che la domanda che ci fa questa qua. È un percorso di vita che magari si è incuriosito, perché consiglio per fare un contratto, per sperimentare nuovi ambiti, oltre che lavorativi, ma anche di formazione. Io lo vedo come una forma, come un vero percorso di altrimenti formativo, di altra formazione. Passa il tempo. Passa la palla. Buongiorno. La mia presentazione rispetto alla loro è un po', diciamo, perché no. Sono una studentessa, ho 25 anni, sono piccolina, prima di esperienze, però mi prendo i miei meriti, cioè in base all'età mi prendo i miei meriti. Vengo da Barletto, il tuo nome? Marta De Ruggiero, scusate. Vengo da Barletto, ho 25 anni, ho conseguito una laurea presso questa facoltà. Sto intendo prendere la laurea magistrale, mi manca poco, e sto lavorando per una tesi riguardante il mobile learning e mi interessa in un certo senso questo argomento proprio per, diciamo, per prospettive future, proprio perché non, una volta conseguita la laurea dovrei lavorare. Salve, sono Giuseppe Rizzo, mi chiamo 40 anni. E mi sono occupato finora di sviluppo locale legato soprattutto alle tematiche del turismo, legate alle tematiche culturali del territorio e anche alla prospettività della comunicazione del territorio, come il territorio può integrarsi all'interno di queste tematiche. Esperienze lavorative sono state soprattutto legate a collaborazioni con enti pubblici e non, e formazione, corsi di formazione varie soprattutto nell'ambito sempre della progettazione e marketing territoriale integrato e vari. Sono qua perché, diciamo, ho bisogno di avere un vocabolario comune e quindi questo mi sembrava un. Avendo letto questa informativa, avendo seguito sul blog quali erano gli elementi di questo corso, mi sembrava che, penso ci siano le premesse, che questi temi, diciamo, potranno essere utili a quelli che sono, diciamo, il mio ambito lavorativo e soprattutto il mio campo di esperienza. Buongiorno a tutti. Mi chiamo Roberto Stracuzzi, ho 33 anni, vengo da Bari. Sono venuto qui, ho un'esperienza lavorativa molto ibrida o eclettica, io. Sono un avvocato, però ho lavorato un po' nelle risorse umane, adesso da poco mi è scaduto un contratto in banca, sono disoccupato al momento e quindi sto cercando nuove idee, nuovi progetti. La mia formazione è tabula rasa sull'argomento e quindi volevo un attimo cominciare a entrare in questo mondo per poter realizzare poi delle idee che comunque non mancano e che vedo una prospettiva futura in termini di occupazionali, quindi mi piacerebbe creare, poter imparare come creare e sviluppare un progetto utilizzando comunque i fondi europei. Buongiorno a tutti, sono Mario Serino, sono di Barletta, anch'io con una ragazza che mi conoscevo. Sono un insegnante da circa 15 anni, ho insegnato al nord per 3 anni, poi ho fatto dei concorsi ordinari e sono riuscito ad entrare di volo, sono un uomo a tempo indeterminato, come dice Katia. Attualmente, fino all'anno scorso insegnavo in una scuola secondaria di primo grado, sono laureato in lettere moderne.
Poi è successo appunto che il lavoro mi ha un po' stancato, insomma, il lavoro quotidiano, monotono, anche un po' problematico, quindi ho provato a fare, a tentare il dottorato di ricerca qui a Foggia e sono riuscito ad entrare, quindi sono iscritto attualmente al secondo anno di dottorato in pedagogia e scienze dell'educazione. Ma la mia tesi poi riguarda un po' la condizione dell'insegnante, ho cercato di conciliare la mia situazione reale con la ricerca. Tutto qui. Chi non ha fatto? Ciao a tutti, io sono Federica. Sto finendo il terzo anno del dottorato in pedagogia e scienze dell'educazione e collaboro con il professor Limone nel gruppo dei laboratori. Anche io ho appunto sentito parlare di progettazione europea, però mi auguro che in questo laboratorio si possa avere appunto un approccio più sistematico, più approfondito, così da migliorare le mie conoscenze in questo campo. Sono di Bari, ho 28 anni e sono laureata in comunicazione e multimedialità. Doppio minuto. È vero che sono la più vecchia, però non volete far parlare tanto. Sono Maria Marino, qualcuno già mi conosce, ci siamo visti ieri. Sono un'insegnante di scuola primaria. È diversa la mia presenza qui perché intanto noi cerchiamo di accogliere, io dico noi perché mi sento parte di questa scuola, della scuola Santa Chiara, dove sono funzione strumentale, dove sono valutatore dei fondi PON e appunto partecipo a questo discorso proprio perché ci sono già dentro. È una cosa molto intrigante, molto incuriosisce molto. I primi anni quando si presentavano i bandi c'era un timore terribile, invece adesso ci piace partecipare ai progetti anche perché poi i fondi ci danno la possibilità di ampliare l'offerta formativa in una maniera incredibile, perché le scuole di soldi ne hanno proprio pochissimi e con queste opportunità si dà la possibilità agli alunni, nel mio caso nella scuola primaria ma anche le scuole secondarie di primo grado, di secondo grado, sfruttando al meglio questi fondi possono riuscire a dare il massimo, non solo a livello di apparecchiature, di attrezzature, ma proprio di formazione degli alunni. Noi riusciamo a dare interventi di docenti universitari, vi faccio un esempio banale, c'è Marco Dallari che sistematicamente viene a fare lezione ai nostri bambini in un percorso di filosofia che parte dalla prima e arriva fino in quinta. Filosofia è chiaramente inteso come autobiografia, conoscenza di sé, costruzione di un'identità personale. Ed è molto interessante vedere come dalla progettazione, quando noi studiamo a monte il piano per poterlo presentare e fare in modo che ci venga approvato, perché poi c'è chi lo legge ed eventualmente non lo approva se non sta fatto bene, vedere poi le ricadute che può avere nel corso delle giornate di lavoro e proseguire con la sperimentazione che noi abbiamo con gli esperti, proseguire proprio il nostro lavoro di maestre, di insegnanti, perché non finisce mai. Sì, da loro è formazione anche per noi. La palla. È solo più grande. Io sono la più vecchia. Non è questo. Gli anziani hanno sempre da dire. Allora, io sono Maria Vicario, sono ragazzi, siciliana. E il mio avvicinamento alla progettazione europea è venuta perché ho iniziato a fare volontariato in un'ONG a Palermo che si occupava dell'integrazione dei migranti, dai bisogni primari a tutto un altro universo di bisogni che poi sappiamo i migranti hanno. E io mi sono ritrovata con dei ragazzi provenienti da più paesi europei extracomunitari e abbiamo presentato un progetto Youtination per creare una favola multimediale che raccontesse un po' tutte le storie proprie dei paesi di provenienza di ciascuno dei ragazzi.
Questa favola è stata creata con dei laboratori teatrali e poi è stata messa in scena in un teatro palermitano. Ho continuato dopo con il progetto transnazionale di Ultimation, finalizzato all'integrazione della popolazione Rom, perché in molti stati dell'est europeo i Rom vivono ancora una segregazione molto più pesante di quella nostra. Quindi ho fatto da accompagnatrice a una minoranza Rom presente a Palermo. E siamo stati 2 settimane in Germania, in cui insomma abbiamo conosciuto anche tante altre esperienze, eccetera. Ho continuato poi con i progetti Grundig, finalizzati sempre all'insegnamento della lingua ospitante dei migranti che arrivano, quindi sulle key competence, e io mi sono focalizzata sulla capacità culturale. Poi ho fatto un salto, un altro gradino più su, e sono stata 2 mesi a Sarajevo per fare un'analisi dei fabbisogni per un progetto di educazione allo sviluppo da tenere a Palermo sul fervore culturale dei giovani sarajevesi durante l'assedio, perché c'è stato in quel periodo un fervore culturale che i giovani manifestavano, insomma, sia a livello di arte che di musica che di cinematografia. Io sono Elia Natale. Allora, io sono Elia Natale, lavoro presso un ente di formazione, mi sono già occupata di formazione non proprio con i fondi. Elia Natale, sì, non con i fondi europei, però ho fatto dei progetti sulla formazione con i bandi provinciali, sia finanziati che autofinanziati, con i fondi interprofessionali, e ho lavorato anche sulla progettazione in ambito del sociale con ad esempio la Fondazione per Salute nel Cuore, quindi ho fatto qualcosina. Io mi sono laureata in scienze della formazione continua, e mi sono specializzata in progettisti di gente qui, presso la facoltà di Foggia, e da un po' di anni inizialmente ho lavorato presso un'associazione di promozione sociale e adesso lavoro per un ente di formazione. Allora, io sono d'accordo, io sono Andoria De Santis, io sono Andoria De Santis, ho concluso il 3° anno di dottorato, quindi sono in attesa di discutere la tesi tra poche settimane, e io collaboro con il laboratorio ELD, quindi sia per il percorso di dottorato sia per le attività che facciamo. Ci occupiamo del rapporto tra formazione, educazione e nuove tecnologie. Come Eliana sono anch'io laureata in progettista e dirigente dei servizi educativi, quindi spesso ho sentito, abbiamo lavorato in maniera laboratoriale, non so, quando facevamo il corso, quando seguivamo i corsi all'università su come si fa un progetto, e questo è tutto quello che so. Ok, a chi la tiro? Mi chiamo Vincenzo Vinci, laureato in economia, poi trasferito a Londra dove ho fatto un master, mi sono occupato sempre di sales e marketing, quindi iniziando dai siti web di Londra, poi rientrato. Ho lanciato una certificazione informatica che si chiama EIPAS, che oggi è ben presente sul mercato. Ho lavorato all'Università Telematica Pegasus, quindi e-learning, e poi in giro Milano, poi sono rientrato qui, mi sono occupato di rifiuti per 2 anni, quindi recupero trattamento di rifiuti pericolosi e non. L'ho appena abbandonata come corso, sono ritornato nel mio mondo che è quello del web marketing, quindi più di questo, perché ci sono stati, sono socio di un'azienda che fa servizio a domicilio online, si chiama Porta, però non lavora su Foggia ancora, e quindi facciamo servizio a domicilio, tutto su web, se esce un bel progettino dove si può fare una cosa di carino, noi ci siamo, speriamo che ci date le giuste informazioni per fare un progetto che poi ci venga finanziato.
Francesco Schettini, avrei avuto tanto la palla per lanciare la mano più forte a lui, però mi ha scelto lui e mi ha avvisato il gioco. Ho 33 anni e ho freddo. Mi ha detto che la devo smettere, però. No, perché anche quei climatizzatori forse vanno anche caldo. Mi hanno comunicato che a Foggia non ci sono. Io ero l'assistente degli studenti come Vigni all'università e avrei sicuramente rotto le scale. So che l'intenzione sarà più. Sì, però anche i rumori che faccio sulla sedia. Va bene, comunque tornando a me, io sono certo di fare lo startup in questo momento. Ho vinto anche più di un progetto, non dico che di sottoscrivere, però sono fortunato, e ho vinto un PON della Social Innovation del Ministero dell'Istruzione, che praticamente cerchiamo di sviluppare una piattaforma che faccia incontrare persone non solo dal punto di vista professionale, cioè a me serve un informatico, mi passa un informatico, ma dal punto di vista psicoattitudinale, ovvero qualcosa che ha a che fare con la psicologia della persona, ovvero in che modo lavora, che tipo di persona è, se è molto opinioso, molto preciso, perché i gruppi di persone devono essere quanto più o meno eterogenei per portare a compimento l'idea. E quindi oggi sono qua chiaramente per vedere, perché ho assistito molte volte a corsi di progettazione europea o lezioni di progettazione europea, dove però poi si diceva veramente per poco. Speriamo che voi siate al Vai. Avete giocato tutti? Sì. Allora, adesso vi consegno dei post-it. Voi dovrete molto sinteticamente scrivere che cosa volete del nostro corso. Lo scrivete, avete poco insomma tempo, però pensateci bene, perché sarà molto importante poi per come dire, tirare voi le fila se discutete dopo tre giorni. No, in realtà avevo chiesto, ma anda, gioca, perché la palla non l'abbiamo. Facciamo parlare Anna, no? Perché anche Anna gioca. No, è se gioco. Scusa, abbiamo escluso. Ci abbiamo escluso. Perdonami. No, sono stata sì, telefonica, infatti. Per questa voce merita, insomma, la presentazione. Vabbè, lo faccio perché forse molti non mi conoscono. Io sono Anna Di Pace, sono assistente di ricerca in questo dipartimento e sono anche presidente di Tinale SRL, che è una spin-off dell'Università di Foggia. Ci occupiamo di formazione, di comunicazione e di learning. Nello specifico mi occupo di progettazione dell'e-learning, percorsi appunto e-learning e anche di valutazione di prodotti multimediali. Questa esperienza è stata possibile grazie alla collaborazione di un'altra associazione, che è l'associazione di cui è presidente Francesco, Sinergie, perché Tinale e Sinergie si sono messi insieme, hanno creato appunto questa sinergia e hanno appunto partecipato a questo progetto Laboratori del Basso, che ci ha permesso appunto di essere oggi qui e di avviare questo percorso interessante. Penso che un minuto sia passato. Forse sì. Okay. Niente, grazie, gioco molto volentieri. Ok, grazie. Allora, quindi vi stavo dicendo, vi consegniamo dei post-it, ne sto dando due, chiaramente a persona, però insomma se avete necessità di, come dire, se avete tante aspettative potete prendere di più. Non esagerate, chiaramente trattandosi di aspettative siamo parche nel dare un post-it, non sto scherzando. E quello che vi chiederei però è di scrivere in maniera leggibile, non come i dottori, quindi a stampatello, insomma, in maniera. E chiaramente questo è un post-it, quindi questo significa che noi lo andremo a posizionare, ciascuno di noi, su quel cartellone. Noi avevamo preparato uno, perché in realtà stamattina eravamo molti di meno, quindi insomma probabilmente poi ne aggiungeremo un altro. Per adesso voi usate quello. E che cosa, vi ripeto, le aspettative sono in realtà quello che voi pensate di ricevere in questi tre giorni. Quindi che cosa vi aspettate?
stavo dando tre. Esatto, quindi se vuoi le posso il mio credo. Sì. Allora, possiamo no, anche la vediamo come volete anche i disegni. La scelta del post-it implica una certa sinteticità, è chiaro, perché non è che uno può scrivere tantissimo, quindi l'idea è anche quella di usare molto le parole chiavi, chiaramente. Se invece avete voglia di scrivere, ripeto, ne vediamo altri, però l'idea è quella di essere sintetici e per quello si usa il post-it. Un discorso più appunto articolato che non con i concetti chiave del bene. Direi altri due minuti, poi che finisce, Marinella lo può... Assolutamente sì, ha già finito. Ha già finito, devo andare al cartellone. Thank you.
Nel senso che poi magari vi presentate anche voi tra un po', adesso direi di andare avanti. Per cui iniziamo dal progetto. Che cos'è un progetto? Più o meno abbiamo tutti in mente che un progetto, tramite la realizzazione di alcune attività che dovranno essere da noi individuate, ci permette di incidere su una situazione iniziale per raggiungere un obiettivo con due vincoli, che sono il tempo e il denaro. In realtà sicuramente il vincolo denaro l'abbiamo, nel senso che la proposta progettuale è sempre accompagnata da un budget e in corso d'opera è chiaro che non si possono chiedere revisioni di budget, cioè una diversa allocazione all'interno delle varie voci di costo, ma non un incremento dei fondi già allocati a noi. Sul tempo in realtà abbiamo delle possibilità, perché durante il progetto, per quanto inizialmente vincolata la realizzazione a un arco temporale ben preciso, si possono chiedere delle no cost extension, quindi la possibilità di estendere il progetto per alcune mensilità, ovviamente supportando questa richiesta, che dovrà essere sempre autorizzata dal donatore, con una serie di ragioni in cui spieghiamo il perché il nostro progetto, considerato fattibile, sostenibile, coerente, alla fine non è riuscita ad implementare e a raggiungere l'obiettivo nel tempo che noi avevamo previsto. Quindi sembra tutto molto semplice e lineare graficamente. In realtà la Commissione europea, perché noi ci concentriamo sulla Commissione europea, ci offre una definizione di progetto molto più articolata, che è quella che noi dovremmo prendere in considerazione. Cioè ci dice che è una serie di attività definite chiaramente con degli obiettivi chiaramente definiti, che dovrà essere realizzata all'interno di un arco temporale e con un budget ben definito già nella fase iniziale. Il progetto, e noi lavoreremo su questo, dovrà però identificare chiaramente gli stakeholders, inclusi i beneficiari finali, e non è dato, cioè tutti gli attori presenti all'interno del progetto, che siano i destinatari del progetto su cui ricadranno i benefici che il progetto appunto metterà in moto, sia i partners di progetto che lavoreranno con noi per la realizzazione delle attività, sia gli enti affiliati, che hanno comunque un ruolo, anche se non di gestione delle risorse, però attivo all'interno dell'intero processo, dovranno essere identificati chiaramente. È un elemento di valutazione. Nelle varie proposte di progetto che voi avete presentato, generalmente viene richiesto il curriculum non soltanto dell'applicant, cioè di colui che presenta effettivamente la domanda e poi è responsabile di fronte alla Commissione europea della gestione del budget, della rendicontazione, del report, eccetera, ma vengono valutati anche i curricula dei partner, di coloro che con noi lavorano per la realizzazione di questo progetto. Non solo, un progetto deve definire chiaramente fin dalla fase iniziale quelli che sono i meccanismi di
coordinamento, di gestione e i vari meccanismi di tipo finanziario, specialmente quando il budget è articolato e prevede la presenza di più partner. La proposta di progetto ci chiede di spiegare come funziona questo meccanismo di lavorare insieme e questo coordinamento. Il partner quando è che riceve i fondi? Li diamo noi in quanto applicant, ente quindi che presenta il progetto? Con che modalità? Questo va spiegato, anche questo è uno dei paragrafi che generalmente si trova nelle proposte di progetto secondo i formulari della Commissione europea. Un sistema di monitoraggio e di valutazione, un'appropriata analisi di tipo finanziario ed economico, la quale fa da supporto alla nostra proposta e a quelle che sono le attività che noi abbiamo individuato per mutare quella situazione iniziale sulla quale noi vogliamo andare a incidere. Non solo. I progetti possono essere diversi. Possono essere diversi per obiettivo, ovviamente per attività, ma anche per situazione iniziale sulla quale si vuole incidere. Ci sono progetti di cooperazione internazionale, ci sono dei progetti, microprogetti di microcredito, ci sono dei progetti transregionali. Allora la Commissione europea si è trovata di fronte a un problema, a prescindere dall'obiettivo che si pone il progetto, a prescindere dalla programmazione alla quale il nostro progetto farà riferimento, abbiamo bisogno di standardizzare, cioè di capire che significa progetto, come si va a articolare, in quali fasi e a ogni fase chi fa che cosa e che cosa noi dobbiamo produrre per rientrare in quelli che sono gli standard di progetto definiti dalla Commissione europea. Perché non è così, nel senso che noi adesso abbiamo letto una bella definizione, in realtà negli anni 90 la Commissione europea pensò di dotarsi di uno strumento che rendesse possibile chiaramente tutto quello che abbiamo detto prima, una chiara identificazione degli stakeholders, delle risorse, il coinvolgimento, un approccio partecipativo. Come lo fece? Si inventò questo strumento che era il Project Cycle Management, perché si resero conto che i progetti realizzati, specie in ambito di cooperazione internazionale negli anni 80, in realtà erano stati molto deludenti. I progetti non consideravano assolutamente spesso il contesto, parliamo di cooperazione internazionale, quindi è anche molto più immediata la cosa, il contesto in cui venivano realizzati. Ma non soltanto il contesto locale, quindi i bisogni locali che sono fondamentali, no? Perché è da lì che dovrebbe partire il progetto, ma anche quello che era l'indirizzo programmatico. Quindi si trovavano all'interno di un programma dei progetti sganciati dal contesto locale, dal programma di riferimento, e per cui non contribuivano al raggiungimento di quello che era l'obiettivo di programma. Non solo, non rispondevano ai bisogni e alle esigenze dei beneficiari, erano dei progetti paracadutati dall'altro, scritti a tavolino, in cui si diceva, in Africa sicuramente manca l'acqua, allora che cosa facciamo? Facciamo i pozzi. Si costruivano pozzi, dopodiché alla fine del progetto questi pozzi non venivano utilizzati. Perché? Perché è vero che era un pozzo facilmente raggiungibile da tutti i villaggi, eccetera, però le donne, che generalmente in Africa hanno, diciamo, il compito insieme ai bambini di provvedere all'approvvigionamento di acqua, non avevano più la possibilità di recarsi al pozzo che era la nostra piazza, cioè costruendo nuovi pozzi, anche se più facilmente raggiungibili, avevano, come dire, scardinato quello che era il legame di incontro e di tipo sociale che invece mancava, perché non esistevano altre possibilità. Quindi è vero, dobbiamo rispondere ai bisogni, ma leggere il contesto, cioè non bisogna soltanto fornire acqua, ma capire se lo stiamo facendo con la giusta modalità. Gli obiettivi del progetto, appunto, non sempre erano percorribili, perché torna a parlare di una situazione, come dire, di cooperazione internazionale, perché è molto più evidente. In un paese con forte instabilità politica, è chiaro che in uno degli strumenti che vedremo, che è la matrice logica,
Nell'ultima colonnina, quando ci dice le condizioni e i rischi che possono incidere sul regolare svolgimento del nostro progetto, io devo prevedere che ci sono dei fattori che possono incidere il normale andamento del mio progetto e quindi influenzare quello che è il regolare andamento dell'attività. Se lo scrivo e lo prevedo, ho elementi per poter modificare, ovviamente non l'obiettivo generale che non si tocca, ma il mio progetto in corso d'opera. Questo dà un senso alle attività di monitoraggio e di valutazione che abbiamo viste prima, che devono essere indicate. Se non considero gli elementi che possono incidere sul mio progetto, come dire, sto lavorando su una visione molto parziale di quella che è la realtà, molto più complessa. Ok, i benefici che scaturivano dal progetto non erano sostenibili, nel senso il progetto terminava bene, ci ritroviamo alla situazione iniziale, al terreno arido, perché ovviamente non ho previsto dei meccanismi di coinvolgimento, di mobilitazione delle risorse internazionali o locali affinché questo progetto vada avanti. Lesson learned, finiva il progetto. La fase di valutazione generalmente non veniva implementata, era andato bene, era andato male, era abbastanza irrilevante, per cui, come dire, quello che emergeva dal progetto e che rimaneva, sia in termini di risultati o di debolezze, non diventava poi patrimonio comune sul quale ragionare a livello di donatore per la definizione di nuove strategie, né a livello di ente attuatore e nella implementazione di interventi futuri analoghi. Questo riassume più o meno quello che ci siamo detti, quindi questa è la situazione che abbiamo analizzato finora e questa è la situazione che l'IC prevedeva di raggiungere tramite l'inserimento di uno strumento operativo, questo Project Cycle Management, che ci avrebbe aiutato sicuramente a realizzare dei progetti fattibili, sostenibili, coerenti. E che sembra una formula magica, effettivamente insomma un po' lo è, poi sta a noi utilizzare gli strumenti nel modo adeguato. Questo è il famoso Project Cycle Management, che racconta quelle che sono le fasi del progetto e all'interno di ciascuna fase viene indicato il tipo di documentazione che noi dobbiamo fornire e dietro alla parola documentazione c'è comunque tutto un lavoro di monitoraggio, di analisi, di rendicontazione che serve a supportare in ogni fase del progetto le varie decisioni che il donatore o l'ente implementatore dovranno prendere. Generalmente è rappresentato con 6 fasi: programmazione, identificazione, formulazione, finanziamento, implementazione e valutazione. Dopodiché l'ultimo manuale, che risale comunque al 2004 della Commissione europea, ha detto: abbiamo dei programmi, per esempio il programma TACIS, dove la fase di finanziamento in realtà non è successiva alla formulazione, come in questo caso, avviene immediatamente dopo l'identificazione e poi segue un iter diciamo che è abbastanza diverso rispetto ai progetti ai quali noi partecipiamo che sono su bando. Per cui il nostro Project Cycle Management sarà composto da 5 fasi. E la fase di finanziamento potrà essere o successiva alla fase di identificazione o successiva alla valutazione della nostra proposta che abbiamo elaborato nella fase di formulazione. Perché si presuppone che le varie fasi siano progressive, cioè inizio l'implementazione soltanto una volta che ho concluso la fase di formulazione. Vi volevo far vedere come è un cerchio che continua, proprio perché in base a quello che ci siamo detti prima, la valutazione dovrebbe fornire elementi per la programmazione futura, cioè il progetto, come dire, le lesson learned del progetto dovrebbero poi essere utilizzate successivamente. Fa venire un po' di mal di testa, lo so. Adesso le vediamo velocissimamente. L'idea è questa. Ve la racconto veloce, poi ci soffermiamo su ogni fase.
per capire che cosa si fa praticamente, operativamente. Ci soffermeremo prevalentemente sulla fase oggi di identificazione e formulazione, proprio con l'utilizzo degli strumenti che vi dicevo prima, che vi accennavo, la SWOT analisi, albero obiettivi e risultati. Domani poi ci torniamo sulla fase di identificazione e formulazione con l'utilizzo del quadro logico. Allora, la programmazione cosa abbiamo? Un programma di riferimento, un rapporto paesi, studi di settore, la strategia ESI, per esempio Europa 2020. In azzurro significa che è la Commissione europea che dovrà come dire, realizzare questa attività e questo tipo di documentazione. I cerchietti indicano le decisioni che verranno prese, è azzurra, in questo caso la Commissione europea, sulla base degli studi realizzati e quindi delle strategie, dei programmi, i documenti di programmazione elaborati, deciderà quali sono le aree e i settori di intervento, la priorità, la tempistica. L'identificazione ci permette di capire quali sono i bisogni territoriali. Vedrete che nella presentazione spesso, piuttosto che di bisogni, si parla di progetti, di studi di fattibilità che individuino dei progetti coerenti con la programmazione, perché è un manuale ISI, quindi tende a valutare la coerenza dei progetti più sull'allineamento delle nostre idee alla loro programmazione, piuttosto che sui bisogni di tipo territoriale sui quali io voglio intervenire. Lo studio di fattibilità è rosa, lo realizza l'ente implementatore. Dopodiché, appunto, ci si pone la domanda, esistono le condizioni per poter lavorare e quindi presentare una proposta? Oppure non esistono le condizioni, io non ho le competenze, non ho le conoscenze e non si va alla fase successiva, che è quella della formulazione. Nella formulazione trasformo lo studio di fattibilità in proposta di progetto, quindi decido di candidarmi e di presentare, partecipare al bando e di presentare ufficialmente la mia proposta di finanziamento. Che fa la Commissione europea? Valuta la proposta, decide di finanziarla,